questo caso è il triplice fischio. Possiamo già andare in fase di commento, ecco, con mister Orto. Dunque un 3-0, partita ben condotta dalla sua squadra, sicuramente forse l'impegno di domenica potrebbe essere più probante, e questo Real Fondo Gesù ci sembra anche una squadra ben attrezzata per ben figurare in questo suo primo campionato di prima categoria. Sì, abbiamo fatto una partita importante, bella, dove abbiamo sofferto poco, abbiamo sbagliato tantissimi gol, però alla fine ci prendiamo questi 3 punti che ci avvicinano a una salvezza che per noi sarebbe storica. Sì, una salvezza dunque che già è ben iniziata, 11 punti raccolti in 6 gare, la gara di domenica d'altronde può darvi anche qualche sicurezza in più. Questo è il primo campionato della compagine in questo torneo, ecco, si aspettava finora questo cammino oppure è anche una sorpresa per lei? Ma guarda, un pochettino sì, ci siamo sorpresi dalla forza che stiamo mettendo in campo e stiamo giocando veramente bene. Sicuramente il calendario ci ha fatto affrontare le squadre che devono lottare per non retrocedere, abbiamo fatto i punti che dobbiamo fare. Continuiamo così, sappiamo che ancora la strada è lunga, perché con 11 punti non ti salvi, ne dobbiamo fare penso almeno altri 22. Il gruppo è compatto, si allenano felici, si divertono, e questa è la cosa principale, e la speranza è di, come ti ho già detto prima, di arrivare immediatamente alla salvezza, e poi si vede, ma la cosa principale è la salvezza. Domenica andiamo a affrontare una grande squadra, una squadra costruita per andare in promozione, speriamo di fargli sudare le cosiddette 7 camicie, e chissà, pure riuscire a prendere qualche punto.